Caffè normale? Normale. Caffè normale al ginseng? Il signore che ci offre il caffè è Roberto Formigoni, ex governatore di Regione Lombardia per 18 anni, uno degli uomini più influenti della recente storia politica italiana. Ha incontrato due papi, capi di Stato e di Governo, Fidel Castro, cantanti, Terminator, presenziato a sfilate e indossato giacche improbabili. Perché ho messo questa giacca arancione? Perché l'Expo deve essere colorato? Dopo una condanna in appello per corruzione a 7 anni e mezzo, gli hanno sequestrato gli appartamenti di famiglia e l'intera pensione. Oggi prende i mezzi come un milanese qualunque. Dunque, e ci apre le porte di casa per raccontarci la vita dopo la politica. Buongiorno, buongiorno. Prego, avanti. Grazie. Voi l'avete già innestato le armi. anni da presidente di Regione Lombardia, oggi i cittadini si stupiscono del fatto che lei prenda i mezzi pubblici. Che cosa è successo? I 18 anni di presidente di Regione Lombardia sono stati un'esperienza straordinaria. Lasciata la presidenza di Regione Lombardia, sono stato senatore per 5 anni. Dal 4 marzo sono un cittadino normale e quindi questo mi ha consegnato qualche tempo libero in più. Ecco perché prendo i mezzi pubblici, perché sempre ho sostenuto da presidente di Regione Lombardia, ho predicato, ho implorato i miei cittadini di usare, di privilegiare i mezzi pubblici rispetto al mezzo privato. È chiaro che ho messo in pratica gli insegnamenti che avevo dato. Da un punto di vista invece patrimoniale, com'è la situazione oggi? Questo è molto pesante perché mi hanno sequestrato tutti i beni nel 2014, all'inizio del processo che mi vede protagonista. Sto ricorrendo in Cassazione e addirittura una sentenza della Corte dei Conti a maggio mi ha sequestrato l'intero ammontare della pensione. E io mi sono dedicato alla politica ritenendo con la politica di poter dare un contributo, sempre cercando il contatto con la gente. Come si concilia questo però con le vacanze sullo yacht e con quello stile di vita? Ma guardi, facciamo una chiarezza. Nell'anno 2006 un amico che da anni invitava suoi amici a vacanze con bar a disposizione, io ero suo amico da 40 anni, ha invitato anche me. È un errore questo? L'amicizia è un reato? Secondo taluni sì. Ma facciamo un passo indietro. L'amico di cui parla Formigoni è Pierangelo Daccò, un lobbista che secondo i giudici avrebbe girato a Formigoni utilità per milioni di euro in cambio di delibere regionali favorevoli alle strutture private del San Raffaele e della Fondazione Maugeri. I giudici di Milano hanno stimato in più di 6 milioni di euro i benefit di cui Formigoni avrebbe goduto negli anni tramite vacanze, soggiorni e utilizzo di yacht. La magistratura mi contesta alcune delibere e alcune leggi. Ma le delibere e le leggi sono atti collegiali. Perché non è stato condannato assieme a me anche tutta la giunta che ha votato queste delibere? E addirittura nel caso della legge tutto il Consiglio regionale. Perfino il Partito Democratico. No, cominciamo da vedere. E non è stato regalato neanche un euro alla Fondazione Maugeri. Perché erano fondi che la legge destinava a tutti gli ospedali che miglioravano le loro attrezzature. Secondo, non c'è la mazzetta. E non hanno trovato un solo euro, un solo conto, non hanno trovato nessun soldo. Allora si sono inventati questo concetto delle utilità. Ma le utilità si riducono a qualche giorno di vacanza. Le hanno calcolate in 6 milioni, in che modo? 4 milioni delle barche di cui sarei diventato proprietario, i 600.000 euro di finanziamento elettorale che non avevo mai ricevuto. Questo contrasta con il voto di povertà. Allora, se contrasta, me ne pento. È un peccato, ne ho parlato con il mio confessore, ma una volta di più non è un reato. Eppure la magistratura si accanisce contro di me perché io sono stato ospite di amici su uno yacht. Ci sono altre persone che vivono con lei? Sì. Come uno studente? Sì. No, sono due docenti universitari, ma non mi insegnano. Faccio 6-7 chilometri al giorno di camminata. Ne ho trovate talune, non le più importanti. Questo è il mitico Schwarzenegger, quando era governatore della California, venne a rendermi visita in Lombardia. Ovviamente, appena sbarcato a Cuba, vado a rendere omaggio al vescovo cattolico di Cuba per far subito capire che non sono un compagno, che da che parte stavo. È durato un po' più dei suoi 18 anni. È durato un po' più dei suoi 18 anni e soprattutto non è stato rieletto democraticamente. Non ci resta che controllare la cartina dei mezzi pubblici e raggiungere il simbolo del formigonismo, il palazzo di Regione Lombardia. Vabbè, voi dite che conviene fermarsi su Gioia? Sì, sì, dietro ce l'abbiamo.
Io ce l'ho, voi? Governavo una delle più belle regioni d'Europa, le più forti regioni d'Europa, poi il popolo lombardo è un popolo attivissimo, lavoratore, straordinario. A una fase ne segue un'altra, io sono stato eletto 4 volte, non avrei potuto ripresentarmi la quinta e quindi senza alcun rimpianto, ma con tanta soddisfazione, mi sono dedicato a un altro e sono passato al Senato. Ce ne andiamo, prendiamo un taxi adesso. Prendiamo un taxi. Enjoy, la possiamo prendere. Sì, prendiamo l'enjoy, prendiamo quello che volete.